Ehi ragazzi, ben ritrovati ad un nuovo episodio di Nerdstorming. Io sono Edo e per la rubrica Nostalgia Canaglia vi vado oggi a recensire questo bel giocattolino tratto dalla serie animata dei Beast Wars Transformers, andata in onda qui in Italia verso la metà degli anni 90, con il titolo Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat. La recensione della serie animata in questione e qualche retroscena sulla linea dei giocattoli sono già disponibili qui sul canale, assieme anche alla recensione di Cheetor, meglio conosciuto in Italia come Gepard, altro giocattolo tratto dalla serie dei Beast Wars Biocombat, prodotta e distribuita dalla Kenner già all'epoca divenuta proprietà della Hasbro. Oggi però vediamo assieme Rattrap, il cui nome italiano era Rattilus, altro personaggio appartenente alla fazione dei Maximal assieme a Gepard, con il quale non perdeva occasione di litigare per ogni benché minima sciocchezza. Rattilus non brillava certo per il suo coraggio, ma si contraddistingueva per la sua astuzia e furtività, rivelandosi un membro insostituibile per la fazione dei Maximal. Lo vediamo in alternative mode con le sembianze di un ratto, dalla tipica colorazione color grigio topo. Beh sì, mi sembra giusto. Arricchita da delle sfumature castano chiare sul dorso con dettagli di painting arancione per gli occhi, a differenza della controparte animata che li aveva invece neri e vacui, e un bel bianco per i denti, che a mio dire però hanno molto poco a che fare con la dentatura di un roditore, ma cosa volete, erano gli anni 90, quindi glielo si perdona. La coda color marrone chiaro e le zampine di un bel rosa intenso sono pezzi di plastica separati. Purtroppo non mancano certi gap sul dorso, dovuti ovviamente alla meccanica di trasformazione. Potete ben capire che un conto è nascondere queste spaccature in modelli dalle classiche forme come macchine, camion o aerei. Ma cosa ben diversa è farlo con esseri organici, compromettendone quindi la resa estetica finale. Su tutta la plastica poi vediamo scolpita la peluria dell'animale. Non mancano certi dettagli di scultura anche sul musetto e sulle zampine. Le articolazioni in forma animale sono pressoché inesistenti, solo la coda ha la possibilità di muoversi in alto e in basso, mentre le zampine possono ruotare di 360 gradi e basculare leggermente essendo innestate su ball joint. In beast mode o forma animale il modello è alto 5 cm e lungo circa 16 cm compresa la coda. La modalità di trasformazione di questo modello rappresentava una novità assoluta, in quanto era possibile convertire l'animale in robot in una sola mossa, azionando un meccanismo a scatto, sollevando in maniera decisa la coda del nostro topone. Ed ecco che aprendosi i fianchi ed abbassandosi la testa del ratto, la forma robotica viene infine rivelata senza troppa fatica. In questa modalità il nostro robot assomiglia molto di più alla sua controparte animata. Le plastiche degli arti sono di color marrone e grigio topo, ma con qualche inserto di pittura argentata qua e là per evidenziare la natura meccanica del personaggio. Di un bel rosso acceso sono invece dipinti gli occhi e la scultura del volto è veramente degna di nota. Ad esclusione del busto, tutti gli arti sono ben articolati e posizionabili, grazie a delle giunzioni a sfera che permettevano una notevole posabilità o comunque giocabilità del pupazzetto. Sulla parte interna dei fianchi del roditore troviamo questi due pezzettini e, se uniti assieme, andranno a costituire l'arma del nostro Maximal. Davvero una chicchetta niente male. Così configurato, il robottino misura 10 cm in altezza e 8 cm e mezzo in larghezza a causa del backpack che, visto da dietro, risulta un po' ingombrante, soprattutto per via della coda molto sporgente. È infatti un po' complicato mantenere il giocattolo in equilibrio, che tende a cadere un po' troppo facilmente all'indietro per via del peso eccessivo. Nel complesso però questo giocattolo è davvero ben realizzato, risulta essere il giusto compromesso tra una giocabilità divertente e fedeltà alla controparte animata, connubio raro nei giocattoli dei primi anni 90. E anche per oggi la puntata termina qui, io vi ringrazio per la visione e vi lascio in descrizione tutti i nostri contatti social. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di commentare il video se avete qualche aneddoto o ricordo legato a questa fortunatissima linea di giocattoli.
Non mi resta quindi che darvi appuntamento alla prossima retro recensione e al prossimo Nerdstorming. Stay nerd, stay young!